Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui nella Terra Restore 2. Ora, lasciatemi spiegare... Che razza di... Cos? Vabbè, ok, vabbè, comunque, a parte sti flash, come potete vedere, siamo qui senza le shader. Vedete? Non ci sono shader. Vedete anche la qualità grafica che è un po' strana, un po' diversa dal solito. Sentite la mia voce, che è diversa dal solito. Sto anche parlando piano perché è notte. Questo è vero, però è tutto molto diverso dal solito, tutto piuttosto particolare. Adesso vi spiegherò il motivo. Però prima di tutto, se non siete iscritti al canale, cioè siete utenti di passaggio, vi invito a chiudere questo video. Fidatevi, non fa per voi. Se invece siete, fatemi parlare adeguatamente almeno, se invece siete degli iscritti al canale, oppure siete persone che hanno due coglioni così di vedersi sto video gigantesco, lunghissimo, potete restare, perché questo sarà un test. Ora vi spiegherò perché è un test, però prima di tutto, Terra Restore. Questa qui è una delle mie mappe preferite, o meglio, è il seguito di una delle mie mappe preferite. Non l'ho mai giocata per intero questa. Le prime parti sì, però vi faccio sentire una cosa. Spero la sentite abbastanza bene. Fichissimo. Abbiamo anche le soundtrack personalizzate, sarà una cosa pazzesca. Resource Pack Info Box. Bello, tra l'altro le faccio notare che per qualche strano motivo la mappa sembra non funzionare per quanto riguarda la chat. Cioè è veramente stupidissima sta cosa, però è così. E quindi niente, dato che Map Option Room, fatemi controllare tra l'altro tutti quanti i settaggi grafici. Death Penalty, penalità della morte. No, evitiamo di toccare ste robe. Difficoltà la lasciamo così, normal. Challenge Mode, no. Mob Griefing, Keep Mob Griefing Off. Ok, togliamo il Mob Griefing così evitiamo problemi strani. Ora, tecnicamente non dovrebbe laggare, dovrebbe essere abbastanza fluido. Iniziamo la mappa e una volta iniziata poi vi spiegherò anche tutto quanto. Che cosa sta succedendo, perché vi sto portando questo... Sentite la musica, raga? Mi sa che voi la sentite molto molto leggera. Non farò tagli a questo video, già vi avverto, eh. C'è una sorta di consiglio di mob a cui partecipano dei villager, un cane e una pecora, e il libro è scomparso. Ok, mi sa che ci dovrebbero essere di altre persone che però a quanto pare non stanno comparendo. La musica è bellissima però. Delle pecore che saltano e un villager e un enderman. Ok, che sta facendo? Ok, vabbè, comunque la musica è stupenda. Ragazzi, adesso vi spiego anche un attimino tutta quanta la questione del perché sto registrando dal portatile. Adesso ci arrivo, eh. Però prima voglio godermi tipo la intro con la musica che è fantastica. Spero che voi la stiate sentendo. Questi baby villager, cos'è che stanno guardando? Mi sa che qui ci doveva essere un enderman, però a quanto pare è invisibile. C'è un blocco di smeraldo. Ok, dei villager che tipo stanno commerciando con un carretto e che vengono attaccati da degli scheletri. Giustamente. E da mob vari che distruggono tutto. Ok. Quindi mi pare di capire che tipo c'è stata una guerra. Tipo i villager vengono attaccati, noi dobbiamo difendere i villager. Ah, Exiel, questo Enderman, raga, se non lo sapete, è il protagonista, o meglio, uno dei personaggi principali della prima Terra Restore. E... fammi iniziare? Ti prego. Che queste musiche sono fantastiche, raga. Village of Beginnings. Dove tutta la storia si sviluppa. Unfold, dovrebbe essere... Sì, si sviluppa. Comunque, capitolo 0 e Late Night. Una tarda notte. Comunque sia, partiamo dal principio. Allora, perché vi sto portando questa serie? Come detto, questo è un test. È una serie di test. Voglio... testare, grazie, insieme a voi in questa mappa diverse cose. Perché? Per chi non lo sapesse, io l'anno prossimo, se tutto va bene per quanto riguarda i voti della maturità che saranno sufficientemente alti, entreranno entro i requisiti richiesti, andrò all'università. Ma che università? Mi sposterò, perché non sarò più in Italia, se tutto va bene, se tutto è come pianificato, si spera, e mi sposterò in Scozia. Voi sapete che sono molto legato a questo paese e spero che sentiate la mia voce sopra la musichetta. La sentite? Non lo so, raga.
Help. Ok, nel frattempo ho abbassato un attimino la musica, così tecnicamente voi dovreste anche sentirmi un filino meglio. Però comunque stavo dicendo, sì, essendo... cioè, dato che sono... essendo che è brutto da dire, dato che sono stato da sempre, cioè da quando ci sono andato per le prime volte, molto legato a questo paese, ho deciso di fare lì l'università. Ora, se tutto andrà bene, dovrei andare lì al fine di agosto, no? E iniziare poi la scuola il 1° settembre. Dico se tutto va bene perché sono richiesti dei requisiti molto molto alti per accedere a quell'università, quindi se tutto andrà bene potrò andarci, però. E, ok, però ovviamente se ci vado non posso proprio materialmente portarmi dietro il fisso, perché, cioè, raga, per le prime volte, per forse il primo anno, dovrò stare in una casa per studenti, tipo, avete presente il classico appartamentino in cui c'è giusto, cioè, tipo, la mia camera è tipo un letto e una scrivania, ecco. Anziana del villaggio, ok, intanto io esploro le case, probabilmente per i primi tempi sarà una roba di quel tipo, motivo per cui ho deciso di, cioè, continuare a portarvi sì video su YouTube, ma tramite, fatemi vedere, un arco, ma tramite il portatile. Ora, per chi mi segue da, tipo, tantissimo tempo, io in realtà portavo già i video col portatile, perché prima non avevo un fisso in grado di reggere adeguatamente i video, cioè fatti per bene, no? Quindi all'inizio registravo proprio con questo portatile qui che sto usando ora, però non ci sono più abituato, perché non lo uso da almeno 2 anni seriamente per registrare. Cioè, per registrare non lo uso da 2 anni, che lo usi, quello lo uso già da un bel po' in realtà, Exiel. In questi giorni, in realtà da domenica praticamente, io sto registrando questo video che è mercoledì, voi lo starete vedendo che probabilmente è venerdì, se tutto va come pianificato, il lag, incredibile, ok? Se tutto va come pianificato, ok, siete teletrasportato, e io praticamente, diciamo che è circa una settimana che sto cercando di sperimentare per riuscire a portarvi video dal portatile senza che laghino troppo, senza che la qualità faccia troppo schifo, eccetera eccetera. Ora, la qualità video in questo momento fa abbastanza pena, cioè ho guardato tipo adesso, quando prima ho interrotto un attimino la rec per abbassare un attimino il volume, ho dato un'occhiata al video e fa abbastanza schifo come qualità, però almeno come FPS penso che ci siamo. Credo di sì, è una roba abbastanza stabile, abbastanza guardabile. Quindi penso di potermi ritenere piuttosto soddisfatto per ora. Considerate appunto che è soltanto un inizio, quindi abbiate pazienza che poi arriveremo a fare grandi cose, ok? Infatti in questa serie la mia idea sarebbe quella di continuare a fare tentativi finché non riesco a creare una qualità video decente da portarvi appunto dei contenuti guardabili adatti al 2019, ok? E, oddio raga, è stranissimo fare video da portatile, anche perché adesso cercherò di non tagliare per non complicarmi troppo la vita, perché il programma di montaggio che uso qui è lo stesso che utilizzo sul fisso, sì. Il problema è che qua lagga tipo tantissimo, non è che lagga, è che sul fisso sono abituato a fare dei tipo dei tagli, no, degli editing molto complessi, molto rapidi, che col portatile non posso fare perché semplicemente mi esploderebbe completamente. Motivo per cui i video che vi porterò della Terra Restore, che PS, usciranno soltanto di sera, però i video di questa serie all'inizio li vedrete molto all'antica, tra virgolette, non perché voglia effettivamente farli così, ma perché non ho altra scelta, perché non sono ancora abituato a farli decentemente, diciamo, devo rimparare a fare i video, quasi. Quindi, Polletto, vieni qui, vieni a me, oddio, combattere con le robe della 1.9 sarà stranissimo, però questa mappa è fatta per 1.9, quindi what can we do? Zomboidi, perfetto, vieni a me. Viene a me, one-shottato, la madonna, quanto sono OP. Pecore, ok campione, però almeno ho del cibo, a parte queste misere mele. Ah no, beh, in realtà ho anche la zuppa di funghi. E una spada di 1024 di velocità di attacco, un libro del viaggiatore e una tunica che prendo di sicuro. Ok, il libro del viaggiatore magari me lo leggo dopo e... torciamo un attimo. Praticamente il PvP della 1.8 con questa spada, easy. Molto bene. Ok, proviamo raga a fare tutta quanta la prima...
la prima area senza mai essere colpiti da un mob. Proviamo. La vedo dura. La vedo dura. Oh mio Dio, che cosa ho appena visto. Mi ha laggato tutto quanto, raga. Spero che la rec stia reggendo. Ti prego, dimmi che la rec sta reggendo. Ti prego, non voglio dover rifare tutto. Ti prego. Comunque tolgo la cosa di un colpo solo. Perché se... cioè, un colpo solo intendo non morire mai. E ho i miei dubbi, dato che se continuo a tirare questi colpi di lag devastanti, mi sa che morirò sì. Anche perché qua ci sono tutti quanti mob customizzati. Cioè, proprio... il creatore di questa mappa ha fatto delle robe incredibili, raga. Adesso vedrete. Essenza. Essenza. Che cos'è questa essenza? Tra l'altro... una pettorina diversa. Protection 10. Wow. Però... no, non il fungo. Facciamo così. Molto bene. Mi prendo un'altra mushroom stew. Là c'è un altro zomboide. Sapete cosa? Mi farebbe tipo comodissima... un comodissimo uno scudo. Allora, lì avevo visto uno spawner. Quindi... ok. Pantaloni. Molto molto bene. Ok, proseguiamo il nostro viaggio. Quindi sì, vi spiego tra l'altro un attimino, così giusto fun fact, come è il mio setup in questo momento. Meno male che mi sono girato. Pozione instant health, giusto? Healing, non instant health. Ok, dovrebbe essere quindi quella che mi cura nel tempo. Ah, ecco perché. Ecco perché. No, volevo... in realtà sapete che non me l'aspettavo dalla pozione, però avevo tipo questo presentimento, perché avevo detto, la prima area della mappa l'avevo già giocata, però tipo 2 anni fa, una roba del genere, e mi ricordavo qualcosa di simile, quindi per ora mi è andata bene. Ok, comunque sia, stavo dicendo, fun fact, vi spiego un attimino qual è il mio setup in questo momento. Cioè, dovete sapere che io di solito utilizzo un microfono che non è questo che sto utilizzando ora, perché io in realtà ho 2 microfoni gemelli e ho un sacco di cali di frame, ok? No, io ho 2 microfoni gemelli, uno nero e argento, uno oro e nero. Ora, quello nero e argento è quello che utilizzo di solito, perché è quello che ritengo che abbia... oh mio Dio, ma che... raga, è la torcia che fa laggare, è la fucking torcia che lagga. Forse è dovuto alle cose dinamiche, mi sa di sì. Comunque, sì, diciamo che il microfono argento e nero è quello che ha sempre registrato meglio. Per qualche ignoto motivo, l'altro, cioè quello oro e nero, ha sempre fatto abbastanza schifo. Nel senso che tipo si sentiva una sorta di eco. Quindi se voi adesso sentite un eco, è colpa sua, non è colpa mia. È colpa sua. Però essendo che questo qui è il microfono quello cattivo, tra virgolette, quello che probabilmente mi porterò su in Scozia, perché logicamente non voglio rischiare poi di rovinare il lag. No, rischiare di rovinare il microfono buono. Mio Dio, lag, raga, il lag è devastante. Allora, facciamo così. Video setting e facciamo dynamic lights off, perché sennò veramente mi esplode tutto quanto. È sparita la musica. No, che brutto. Vabbè, comunque. Quindi, sì. Oh, adesso non lagga più. Perfetto. Quindi sì, microfonino scrausissimo. Oddio, scrausissimo, no? Che sono 60 euro di microfono. Però diciamo che ha un suono abbastanza strano, di solito, quando lo testo di solito. Poi invece adesso misteriosamente state a vedere che avrà un audio impeccabile, ne sono sicuro. Comunque, e sì, parkour challenge, ok. E quindi, sì, microfonino così, sopra uno stand, cioè il treppiedi, che raga non ne parliamo, fa veramente schifo. Perché dovete sapere che praticamente, di solito io utilizzo un braccetto, no? Per sorreggere il microfono, questa volta... cioè, però in realtà in origine io utilizzavo il treppiedi, no? Quello classico che si mette davanti alla tastiera. Solo che non ci sono più abituato, perché appunto ultimamente sto utilizzando invece il braccetto attorno al quale, sopra il quale montare il microfono. E quindi adesso usare il treppiedi mi fa veramente stranissimo. Ma proprio tanto tanto. Quindi cavalletto da battaglia e microfonino, filtro antipop decente, mouse decente, portatile, non è male, però la sua potenza è un po' quello che è. Allora, facciamo fuori questi zomboidi. Spero tra l'altro che la qualità video sia guardabile, deve essere decente, perché comunque
è pur sempre una serie su YouTube nel 2019, quindi se poi il video viene in 144p, diciamo che non è proprio il massimo. Però già sei in 720, io sono contento. Aiut, 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 fatemi torciare un pochino dappertutto. C'è un creepero, molto bene perché possiamo farlo esplodere, possibilmente non davanti a me. Guarda, allora fai così, vieni qui, esplodi davanti. Vai, vai. Vabbè che tra l'altro con le meccaniche della 1.6, più pesto gli zombie, più ne spawnano altri, quindi devo starci anche attento. Vai. Mannaggia me. Mannaggia me. Peccato però che, raga, che non ci sia più la musica. È un peccato, dai, era così bella. Quindi, a parte il mio setup da youtuber squattrinato. E raga, mi manca il fisso, veramente, aiuto, aiuto. No, non che io non lo abbia a disposizione, cioè è qua di fianco a me, però se poi vado lassù in Scozia, veramente devo utilizzare il portatile, quindi mi devo preparare, devo essere pronto a tutto. Fatemi vedere cosa c'è qui sopra, mi sa che la strada continua, però io direi che guardo cosa c'è in questa chest, entro in quella casetta che ho visto lì e chiudo qui questo episodio, che mi sa che è già durato abbastanza. E nel prossimo continueremo, quindi ragazzi, se voi avete dei suggerimenti, magari per quanto riguarda la qualità video, se avete suggerimenti per migliorarla, ditemelo che provvederò a sistemare. Mentre per il momento direi che è tutto, mi raccomando, voi lasciate un bel like se questo video vi è piaciuto, commentate, condividete, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo in un prossimo video della Terra Restore 2. E niente, raga. I'll see you next time.